Ciao amiche e ciao amici, come possiamo utilizzare i messaggi per sedurre? Oggi comunichiamo molto per messaggi, c'è Messenger, c'è WhatsApp, gli SMS, insomma diversi modi per comunicare tramite messaggi, tramite frasi scritte. E quindi possiamo anche utilizzare questo sistema, questo veicolo per sedurre, per coinvolgere. L'importante è che non diventi un qualcosa di fine a se stesso, ma noi dobbiamo utilizzarlo fondamentalmente come stimolo, perché passare molto tempo a chattare via messaggio poi crea, delle false aspettative, per cui quando poi verremo in contatto con questa persona non riusciremo più a essere percepiti nel modo giusto. Ci sarà sempre una delusione, perché più si passa il tempo a chattare, più l'altra persona nella sua testa si crea, delle aspettative nei nostri confronti, si crea un'immagine e potremmo essere anche migliori, ma comunque verremo percepiti in modo diverso, per cui ci sarà sempre una sorta di delusione. Per cui la cosa importante è quella di utilizzare il messaggio come stimolo finalizzato poi ad un incontro dal vivo, fondamentalmente. Questo deve essere lo scopo del messaggio. D'altra parte può essere anche utilizzato per prepararci a questo incontro, in modo tale che quando vediamo questa persona, abbiamo già creato un terreno fertile e utile per averlo già un pochettino coinvolto. Non bisogna però andare oltre, perché se si supera una certa linea, allora andiamo nella creazione di false aspettative e peggioriamo la situazione. Per cui il messaggio va utilizzato come funzione stimolo. Dobbiamo mandare dei messaggi, anche brevi, e vedere il tipo di risposte che la persona dà. Si deve partire da un contesto generale, quindi del più del meno, saluti, cose varie, per vedere di andare poi su contesti più specifici. I contesti più specifici sono le aree che la persona vive come più sensibili, come più emozionanti per la sua vita. Queste aree possono essere i rapporti, ad esempio, con i genitori, oppure se si va su un rapporto effettivo, sentimentali, sulle problematiche che magari la persona vive in ambito lavorativo, oppure sulle problematiche che la persona vive su se stesso. Come indicazioni dobbiamo tenere presente che più una persona si apre, più ci confida delle cose sue, intime, più significa che la stiamo in qualche modo coinvolgendo, perché non ci apriamo con chi non ci coinvolge fondamentalmente. E quindi questa è già una buona indicazione. Nel momento in cui vediamo che la persona si apre, è il momento di riuscire di fissare un appuntamento, perché siamo al massimo di possibilità per ottenere un assenso. Quindi potremmo dire, magari ne parliamo una volta assieme o indirettamente. Se una donna magari può dare qualche stimolo, sarebbe carino una volta incontrarci, in modo tale che poi sia lui ad invitarti. Se invece si tratta di un uomo, si può formalizzare l'invito. Nel momento in cui capiamo questo, sono segnali di gradimento molto forte. Possiamo anche capire dal tipo di linguaggio che la persona utilizza, intanto a livello culturale, per riuscire a cercare di calibrarci sul livello culturale, sul tipo di modalità che la persona utilizza, se prevalentemente visiva, ad esempio uditiva o cinestesica, in modo tale da utilizzare gli stratagemmi della PNL per calibrarci. Possiamo sempre utilizzare stratagemmi di PNL, di ricalco, e quindi ricalcare le cose che lui dice per poi dirne delle altre che sembrano un proseguimento di quello che aveva detto lui. Quindi sono tutte modalità che servono per creare una sorta di coinvolgimento, una sorta di identificazione. L'importante è non esagerare. Nel momento in cui l'altra persona si apre, quello è il momento giusto per creare l'incontro dal vivo. Perché se continuiamo a insistere, e quindi allora si creano delle false aspettative, una falsa immagine, e l'altra persona resterà delusa, e resteremo delusi anche noi quando la incontreremo. Per cui quell'alchimia che avrebbe potuto crearsi non si creerà e non l'avremo sedotto o sedotta. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda nei commenti e ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti un like e poi condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!